Posti esauriti e code davanti agli accrediti a Piazza Martiri di Nasseria per l'apertura della 10ª edizione del Fuji Film Festival. Il film scelto per la serata d'esordio è Indivisibili di Edoardo De Angelis, opera italiana rivelazione del 2016, vincitrice di 6 Davide di Donatello. Emblema di una rinnovata cinematografia italiana di qualità, il film ha ricevuto il premio Gianni Astrei alla 73ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, attribuitogli dagli organizzatori del Fuji Film Festival. A inaugurare la serata è stata Angela Astrei, direttore organizzativo del Fuji Film Festival, che osserva come giungere alla 10ª edizione è stato un traguardo importante, significativo e segno dell'impronta lasciata nel territorio e nelle persone. Nonostante le difficoltà e la crisi che ha colpito l'industria cinematografica, infatti, in questo arco di tempo sono cresciuti pubblico e qualità del palinsesto. Lunedì 24 luglio, invece, nella mattinata, si è tenuto l'incontro tra Pierpaolo Verga, produttore di Indivisibili e vincitore del Davide Donatello come miglior produttore per lo stesso film, e i giovani giurati del festival. Nel raccontare genesi e sviluppo dell'opera, Verga si è detto convinto dell'ormai totale scollamento tra il mondo della cultura e il mondo reale, osservando come, se oggi si vuole riportare in auge il cinema italiano, sia necessario imparare a comunicare il film come un evento e non tanto come un prodotto in sala. Inaugurata inoltre la mostra che ripercorre i 10 anni del festival, realizzata grazie al supporto di Tonki, sponsor dell'evento.